Gentile pubblico, è Storia 2015, undicesimo festival internazionale della storia, vi dà il benvenuto nella tenda Erodoto. Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Storia con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero degli Esteri, del Comune di Gorizia, della Provincia di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dell'Associazione Italiana Editori e dell'Università degli Studi di Udine. Grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche, di sponsor privati e ovviamente degli amici di Storia cui vi invitiamo ad aderire. Sta per iniziare l'assegnazione del premio Friuli Adria al romanzo della storia a Roberto Saviano. A seguire leggere per resistere al male interviene Roberto Saviano. Assegna il premio e interviene la presidente di Banca Popolare Friuli Adria, Chiara Mio. Legge la motivazione il nostro Adriano Ossola. Con il sostegno di Banca Popolare Friuli Adria Credit Agricole in collaborazione con Pordenonelegge.it e Premio Lucchetta. Buona storia a tutti! Buonasera a tutti, leggiamo prima la motivazione del premio e poi passo la parola alla presidente di Banca Friuli Adria Credit Agricole, professoressa Chiara Mio. La decisione di offrire il premio a lei nasce dalla profonda ammirazione per la sua capacità di affrontare il presente in termini critici, studiando le radici dei problemi con precisione e rigore e trasformandolo in storia vera e propria. Per avere quindi indagato la natura antropologica del fenomeno camorristico col distacco di uno storico, senza timori e senza nascondersi dietro la maschera dell'ipocrisia, ci sentiamo in dovere di attribuire a lei un riconoscimento che riteniamo prestigioso e che in passato è stato assegnato a illustri studiosi quali Max Hastings, Ian Kershaw, Corrado Augias e Luciano Canfora. La sua analisi di un fenomeno sociale la cui natura penetra a fondo nella storia d'Italia e che tutt'oggi fa sentire le sue nefaste conseguenze su una parte importante del Paese ha permesso a milioni di lettori di comprendere una minaccia che a molti potrebbe parere circoscritta e che invece mette a repentaglio la più profonda essenza della nostra democrazia. Quest'anno abbiamo deciso di dedicare storia ai giovani, al loro passato, ma soprattutto al loro futuro. Il suo coraggioso esempio di giovane cronista, animato da una grande passione per l'indagine storiografica, ci pare pertanto quanto mai appropriato al fine di coniugare passato, presente e futuro in un messaggio rivolto alle nuove generazioni che questi giorni sono protagoniste del festival. Questa è la motivazione ufficiale. Veramente un onore e un'emozione poter essere qui oggi a consegnare il premio Romanzo della Storia a Roberto Saviano. Sono Chiara Mio, presidente di Banca Popolare Friuli Adria, Credit Agricole. Vorrei solo spiegare, oltre alla motivazione che è stata letta del perché è stato conferito e si è deciso di conferirlo quest'anno a Roberto Saviano, il senso e il valore oggi di un premio il Romanzo della Storia. Questa è una terra che nella letteratura e nella storia fa incursioni
robuste e continue. Questo premio e questo festival di Estoria è collegato ad altre due manifestazioni importanti alle quali la banca comunque partecipa. Una è il premio Lucchetta a Trieste e l'altra è Pordenone Legge. In tutte e tre queste situazioni, questi festival, Banca Popolare Friuladria interviene e ritengo che sia importante sottolineare che noi riteniamo di intervenire non con atteggiamento paternalistico, ma ritenendo che questo sia un contributo importante allo sviluppo del Paese. L'investimento in cultura è un investimento nel PIL del presente e del futuro e quindi per noi non è solo bello essere qui oggi perché siete in tanti, perché ascoltiamo un personaggio così importante, ma siamo convinti che investire in cultura sia investire nel futuro di ciascuno di noi. Roberto Saviano per tutti noi e in particolare, se mi permettete, per i ragazzi che ringrazio tanto di essere qui oggi nonostante il tempo atmosferico non favorevole, ci lancia moltissimi segnali. Io da mamma, da professore, ne colgo alcuni, poi lo sentiremo dalla sua viva voce. Innanzitutto quel rigore scientifico, perché scrivere libri che sono di cronaca ma che passano alla storia perché raccontano una nazione, i suoi problemi, le sue profonde contraddizioni, alle spalle ha tanto impegno. Niente arriva gratis e quindi le cose che lui oggi ci propone hanno alle spalle tanto, tanto impegno. Inviterei i ragazzi a riflettere su questo. L'impegno è importante, l'impegno poi paga. Credo che Roberto Saviano, quando ha iniziato a fare questo lavoro, non avesse in mente di diventare famoso. Si è appassionato e ha fatto una cosa anche utile al Paese e questo è un messaggio importante secondo me, quindi sono veramente grata e onorata di dargli il premio. Questo infatti è un premio. Ancora un minuto. E quindi grazie ai ragazzi, grazie ai genitori, agli zii, nonni che li hanno portati. Quindi l'impegno che è importante. Il secondo, è vero che ci sono tante chimere, tanti sogni, tante cose anche effimere, però questo radicamento nella cultura, nel romanzo, nella storia, nella letteratura, nella passione, nell'approfondimento, come vedete, proietta il futuro. È un esempio questo di come lo studio del presente ci proietta nel futuro ed è un altro segnale importante. Per cui ai ragazzi non chiedetevi cosa oggi va di moda per avere successo, ascoltate le vostre passioni. E quindi, finalmente, sono molto lieta di poter premiare Roberto Saviano. Grazie per le parole. Grazie. Dico solo due parole sul senso, Wow, bello, grazie. Spiego. Lo mantengo? Sì. Se mi ridate l'audio. Okay. Grazie. Il premio consiste in un tallero. Il tallero è stata la moneta introdotta da Maria Teresa d'Asburgo nel 700 ed è un euro ante litteram, perché era la moneta che aveva unito più regioni, più stati nell'Europa. Questo è il senso un po' anche per cui noi l'abbiamo scelto e con grande onore di nuovo che lo consegniamo, un premio simbolico, grazie, oltre grazie. Che avere questo valore. Bellissimo, congratulazioni grazie. E grazie Roberto. Grazie. A col pubblico, ci giriamo un attimo. Di nuovo le do la mano. Ecco, sì. Vogliono vedere che non eravamo solo noi. Ok, grazie. Io dove mi devo sedere? Qui? Come vuoi. Puoi stare in piedi, seduto. Sono contenti comunque. Va bene. Ed ora ovviamente la lezione magistralis per tutti noi di Roberto Saviano. Buona visione a tutti.
In realtà mi si vede o mi devo alzare? Ma sono ovviamente contentissimo di essere qui. È venuta la pioggia, ma non per colpa mia, perché bisognava disturbare un'altra manifestazione, per questo. Battutaccia. Battutaccia. Comunque, contento di essere in Friuli Venezia Giulia, contento di aver letto sui social network molti commenti, anche di molta parte di meridionali che si sono trasferiti qui e che mi assicurano, insomma, che mi troverei bene se vivessi qui. Quindi sono contento che c'è stata questa introduzione. Ricevere un premio è sempre una cosa preziosa, soprattutto poi se si tratta di un premio che parte dalla ricerca storica. Durante un percorso di festival e di eventi come È Storia, che è incentrato, credo come pochissimi altri festival nel mondo, proprio sull'approfondimento storico, sul racconto storico. Stamattina ho incontrato un po' di studenti di questa terra e mi è stato distinto raccontare come, almeno personalmente, leggere di storia, entrare nei libri di storia mi abbia permesso molte volte di resistere a una situazione spesso complicata di vita, di guardare nel profondo le dinamiche italiane e internazionali e poi suggerire che a volte leggere grandi storici o comunque leggere di storia ti porta a una inaspettata goduria letteraria. Facevo riferimento, per esempio, come forse ricorderete, Frank Miller, l'autore di Batman, che ha fatto anche 300, la storia dei 300 spartani alle Termopili. C'è stato anche un film che ha avuto un grande successo. Ebbene, se ascoltate per esempio quel film, o meglio se leggete il fumetto che è grandioso, una graphic novel stupenda sui 300 spartani che si opposero all'esercito di Serse, ebbene troverete una partitura di dialogo, raccontavo stamane, che è incredibile. Non so se vi ricordate, no? C'è la scena in cui Leonida dice: soldati, fate un'abbondante colazione perché ceneremo all'inferno. Oppure la scena in cui Serse cerca di sedurre Leonida dicendogli: basta semplicemente che tu ti inchini al sovrano e dai un tributo di terra e acqua, quindi simbolico, tu sarai sovrano di tutta la Grecia e dovrai rispondere solo a me. Perché non lo fai? Leonida non accetta, al che il Serse guarda la valle piena di soldati persiani, migliaia di soldati persiani, e dice: io per vincere, gli ricorda Serse a Leonida, sono disposto a uccidere ognuno dei miei generali e ognuno dei miei soldati, come puoi pensare di vincere? E Leonida gli risponde: io per vincere sono disposto a morire per ognuno dei miei soldati, no? Le due visioni in quel momento. Ebbene, tu ascolti, leggi questa graphic novel, vedi il film, pensi che sia un grande sceneggiatore, pensi: ah, bravo questo regista. No, è Erodoto che ha scritto questo. Cioè, questo dialogo è in Erodoto, è nella storia greca. Immaginate, io oggi stamane così dicevo ai ragazzi, immaginate se io fossi entrato oggi in questo teatro a fare lezione e si parla di Erodoto, terribile, no? Dici: no. E invece c'è tutto questo. C'è tutto questo ed è la magia vera di quando si può arrivare al libro. Mi è successo quando, insomma, recentemente sono stato ad Amici, no? In una trasmissione dove non c'entrano i libri, almeno come dire, nella partitura della trasmissione. Quando tu inizi a poter suggerire una strada, ma non col dito puntato né facendolo calare dall'alto, e quando puoi aprire in qualche modo libri e storie e li sottoponi e li condividi, perché questo è la magia poi della pagina,
e anche la contentezza per me di essere qui per questo, beh, a quel punto inizia il miracolo della diffusione della storia, il miracolo della condivisione. Spesso mi si chiede quando vado all'estero, ma com'è possibile che tu debba continuare a campare in questo modo? Cosa è che fa così paura? E io capisco questa domanda, no? Perché di fronte a organizzazioni criminali così potenti e spietate, come può far paura un ragazzetto meridionale che scrive un po' di libri? Infatti non fa paura né l'articolo, né la firma, né il libro, fa paura il lettore. Il lettore è pericolosissimo, il lettore è quanto di più difficile da governare, non sai come fermarlo. Il lettore, colui che decide di leggere e di dare tempo alle pagine, è impossibile fermarlo ed è quello che fa paura. Riguarda me, riguarda moltissimi altri autori nella storia, ma ad ammettere il terrore ai poteri sono sempre stati i lettori, al di là degli autori. Certo, i lettori ci sono perché ci sono autori, ma guardare, osservare, approfondire, condividere sono assolutamente gli elementi che hanno messo sempre paura a qualsiasi forma di potere. In questo momento pensate che il premio Nobel di qualche anno fa della pace, si chiama Liu Xiaobo, cinese, in questo momento si trova in un Laogai, cioè in una fabbrica gulag cinese, a produrre spinotti elettrici. Pensate, lui è lì in questo momento, rinchiuso, sua moglie è stata fatta sparire alla premiazione del premio a Oslo, perché è il premio Nobel per la pace, non per la letteratura, a Stoccolma. Moltissimi capi di Stato non si sono presentati per boicottare il premio dato a questo intellettuale. E lui è lì, e lui è perseguitato, lui sta vivendo da decenni ormai questa condizione per aver scritto delle pagine, per aver raccontato un modo diverso di essere. Pensate a quello che ha dovuto subire invece, per esempio, Mama Africa, Miriam Makeba. Non so se vi ricordate, Pata Pata, una canzone straordinaria. Ebbene, pensate che nel Sudafrica dell'apartheid possedere quel disco, quell'LP all'epoca, ti condannava a 17 anni di galera. Lei fu per 30 anni esiliata in Sudafrica. Ma cosa aveva fatto? Quale segreto di Stato? Quale attentato? Nulla. Aveva scritto una canzone su una ragazza che adorava danzare, che voleva essere felice, e questo metteva terrore a quel regime, perché se tu vuoi essere felice, vuoi danzare, non puoi accettare quel modo di vivere. E allora inizi a percepire quanto il lettore, l'ascoltatore, inizia a essere una vera e propria nitroglicerina per i poteri, semplicemente perché decide di aprirsi e di accogliere, di capire. In questo momento ISIS, la prima cosa che fa, sapete, quando vanno in i posti che conquistano, per esempio no, in alcune zone della Libia, bruciano i tamburi, bruciano le chitarre, sequestrano i palloni, non fanno giocare a pallone. Tutto ciò che può portare a divertirsi, a star bene, a condividere, a innamorarsi, a capire, deve essere fermato, viene tolto, chiuso, bloccato. E vi sarà capitato, no, in questi mesi in cui ascoltiamo notizie terribili di attentati, oh? Com'è possibile? Non avvengono ad ambasciate, non avvengono a stazioni di polizia, non avvengono a presidenti, avvengono a redazioni di giornali, come è successo a Charlie Hebdo, avvengono mentre si sta presentando un libro, come è successo a Copenaghen, accadono alle università, come è successo in Kenya. Vedete, attaccano la cultura, il dibattito, la condivisione, la riflessione. È quello che vogliono impedire, perché è questo che ci rende diversi, sono queste occasioni che ci rendono diversi. E questa è la strada che i poteri in genere, sono generico in questa definizione, vorrebbero fermare. Ed è per questa ragione che io ho sempre cercato, quando ho di fronte a un auditorio molto giovane, di raccontare il prezzo che si paga nel mondo per scrivere, per raccontare, per condividere. Uso questa parola perché nei social network, noi su Facebook, condividiamo. Quindi è una parola abusata, ma che mi piace, e mi piace ribadire, che è qualcosa che ha a che fare con la pericolosità della parola. Qualcosa che nel momento in cui si moltiplica è irrefrenabile, non è possibile bloccarlo. In Messico, proprio ieri c'è stato uno scontro importante, violentissimo, tra polizia e narcos, 40 morti, insomma, tostissima. Beh, pensate che ci sono state delle donne, come Felina è una di queste, una twittera, che
sono state uccise per un tweet, forse non proprio uno, per una decina di tweet fatti sul tema del narcotraffico. Lei scriveva tutt'altro, non era un inchiestista, decide a un certo punto di condividere tra i suoi follower alcune informazioni sui narcos, cioè no, quell'imprenditore appoggiato da quello, attenzione in quella zona, ci sono, attenzione, non mandate in quella scuola i ragazzi che la scuola privata è sostenuta da, inizia a monitorare e a condividere informazioni. Bene, loro la individuano, lei si firmava Felina con un account fake, no, piuttosto che fake, uno pseudonimo, ecco, anche per tutelarsi, la sequestrano, la decapitano, prendono il controllo dell'account, fotografano questa terribile scena e mandano in rete, per tweet, per dei tweet. Cioè, ma com'è possibile? Quante volte viene a dire, vabbè, ma dai, queste, di chi hanno paura questi? Ma se vogliono, che è un'espressione che si sente nell'orecchio spesso ribadire chi vive in certe situazioni. Vabbè, ma se volessero, sai quante volte avrebbero fatto fu? Vabbè, ma sì, ma se vogliono, no? Ma figuriamoci. Fu detto anche a Giovanni Falcone, oggi è importante ricordarlo, perché è l'anniversario. Fu detto a Giovanni Falcone quando scampò all'attentato della Daura, perché è molto facile poter parlare di chi è morto e di chi è morto ucciso, e quindi adesso ci sembra che sia stato un uomo sempre protetto dal nostro paese, sempre amato, con questo ugual trasporto. Non è mai andata così, non è mai andata così. Per tutta la vita ha dovuto subire una pressione inenarrabile. Pensate che la parte maggiore dei giornali lo definivano, lo prendevano un po' in giro, Falcon Crest, il giudice abbronzato, il baffetto da sparviero, il giudice che si presenta solo quando ci sono le telecamere, sono sul luogo di un omicidio non ci va mai. Cioè, era continuo, l'amico dei socialisti, perché accettò un incarico tecnico da Martelli, tutta una serie di attacchi, ma quotidiani, una lotta alla sua carriera quotidiana, e tentativi di diffamazione continui, tipo i collaboratori di giustizia ti raccontano i nomi dei politici, tu li tieni nei cassetti, stai soltanto arrestando gli scassapagliari, come si dice, no? Cioè il livello più basso, la borghesia mafiosa la tieni ferma e te la tieni buona e se la metti sotto estorsione. Cioè queste erano le accuse. Nel dibattito nazionale, Guitto televisivo fu definito da un importante editorialista, non di destra, quindi di sinistra, lo definì Guitto televisivo che va in televisione a presentare i suoi libri. È importante ricordarlo, no? Perché poi la morte d'improvviso genera un enorme consenso, che tutti lo ricordano con piacere. In vita era odiatissimo, se non da una piccola parte, ovviamente, che è stata sempre con lui. Ma perché lo voglio citare? Perché quando, per esempio, l'attentato alla Daura fallì, non so se vi ricordate, misero una borsa di tritolo sulla una scogliera di una villetta in fitto che lui aveva preso per una vacanza, e questa tritolo non esplose. Lui fu intervistato, lo trovate online, da Augias, pochi giorni dopo. È una ragazza del tutto ingenua, che stava semplicemente traducendo nella sua domanda la sensazione che all'epoca non c'era il web, ma che sentiva sui giornali, tra le persone, a scuola. Questa ragazza si alza e dice, giudice Falcone, ma se lei è ancora vivo, ma chi la protegge? E lui impazzisce, era anche nervoso, con la faccia tirata, impazzisce che Augias quasi deve difendere la ragazza, dice, no, ma non intendeva. E lui dice, ma come? Quindi se non sono morto significa che non sono legittima da parlare, che in realtà non faccio paura, cioè che significa che se sei morto non sei credibile. E lui dirà questa frase, che potete andare a ascoltare, che ho tutto online, lui dirà questa frase, dice, questo è il paese felice dove se non muori nessuno ti crede. No? E Augias gli dice, ma no, non è così. Guardate che potenza che lui... E lì... Addirittura sempre in quell'occasione lui dice, tutti pensano che me la sono messa da solo. No, eh? Sì, per fare carriera, no? L'immagine, queste follie.
Eppure è il diffondersi di questa idea è comune. Io ormai ci ho fatto il callo quando l'ascolto sugli altri, quando l'ascolto su me, guardando la vita dei maestri come Falcone, che era un grandissimo genio del diritto, attenzione, non solo un uomo coraggioso, questo è importante capirlo. Falcone è un uomo che ha cambiato la storia del diritto nel mondo, l'investigazione, la comprensione del capitalismo criminale, cioè era una mente che doveva essere fermata, proprio intellettualmente, cioè al di là del rigore e tutto il resto, era... Ancora oggi è impossibile poter studiare il riciclaggio senza passare per quello che ha fatto lui. Quindi era in questo senso anche un giudice intellettuale. No? Ebbene, voglio dire, spesso, proprio mettendosi all'ombra dei maestri, queste parole non hanno più fastidio, ma all'inizio era un fastidio terribile. Ma se ti avessero dovuto uccidere, figurati se i 10 carabinieri, 8 carabinieri che intorno ti salva, figurati... Beh, ma certo, ragionare così però è terribilmente perverso. Questo quindi significa che ognuno di noi, siccome sta qui in questo momento, è stato autorizzato o graziato dalle organizzazioni, che loro sono quindi talmente onnipotenti che ogni cosa che noi facciamo la facciamo solo perché loro la vogliono, perché altrimenti se davvero volessero non lo faremmo. Questa è una cosa gravissima, pensare a un'idiozia del genere. Non è così, non sono onnipotenti, non è vero che quando si sceglie di fare qualcosa, quando ci si pone contro di loro, significa che te l'hanno permesso. È un errore, loro vorrebbero farci credere questo, non è così. Loro sanno, e questo lo capiscono benissimo anche qui, che c'è necessità di silenzio, loro sanno che c'è necessità di non condivisione, loro vogliono che tutto sia rimbalzato nei tribunali, nelle pagine di cronaca nera, e che non sia opinione, che non sia dibattito nazionale. E quindi queste strategie, l'approfondire, il comprendere, il cambiare idea, il non fermarsi a un titolo, l'andare oltre, beh, li fanno impazzire, li fanno letteralmente impazzire, cioè è come se si accendesse una luce in faccia a un animale che è notturno, cioè non sanno più come agire. Pensate che i meccanismi con cui controllano i voti in molta parte del paese è la cosiddetta scheda ballerina. Non so se conoscete il meccanismo, ci ho provato a raccontarlo nella serie comunque poi ho fatto. Praticamente è semplice, esce una scheda dalle urne prima che inizino le elezioni, no? Regolarmente firmata, registrata, c'è cioè scheda vuota. La persona che deve gestire poi la catena la vota e la chiude. Basta. L'elettore a quel punto si presenta, prende questa scheda già votata e la mette in tasca. Dopodiché va col suo documento sul seggio elettorale, dal documento, prende la scheda, cabina con la scheda. La scheda che ha ricevuto non la tocca, prende quell'altra. No? Quella che ha ricevuto la chiude bianca e la mette dentro. Poi esce e quella che gli è stata data la vota e va via. Quando va via, va dalla persona che deve, gli dà la scheda bianca e riceve i soldi. Quella scheda bianca viene votata, va a un'altra persona e succede così. Uno per uno, certo nelle realtà piccole e in certi quartieri. Pensate che c'è un'intercettazione avvenuta in alcune zone della Calabria, che è indimenticabile. A un certo punto si chiamano e questo uno dei due, cioè quello sostenuto dalla... il politico sostenuto dalle 'ndrine, aveva preso 1300 voti, telefona e gli dice: hai visto, abbiamo vinto, abbiamo scassato, 1300 voti, poi fa, scusami, ma quei 300, ma chi sono? Perché non li hanno pagati. Quindi cioè, diceva, come è possibile? Cioè, hanno votato da soli. Quindi c'è, cioè, uno per uno. Pensate, questo dovrebbe essere il dibattito nazionale, no? Avete mai sentito qualcuno intervenire su questo? Mai. E non è sempre fatto per colpevolezza, attenzione, c'è chi lo fa perché questa cosa la utilizza, ma la maggior parte delle persone, anche del dibattito politico, lo fanno per ignoranza, che non lo sanno, davvero. Magari fossero sempre conniventi, perché in quel caso li identifichi, no, spesso è cialtroneria, spesso è c'è ben altro su cui ragionare, e spesso questi dibattiti ti portano via lettori, è così, ti portano via elettori, ho detto lettori, perché anche lettori, ma... ti porta via il lettore, perché sta lì che il lettore vuole sapere, sì, ma la piscina la fai o no, oppure sì, ma sulle pensioni, io capisco. Invece immaginate uno che dice, aspetta, prima di tutto questo c'è questo da risolvere. E tosta, c'è una parte che ti mollerà, dice, vabbè, chiacchiere, vabbè, insomma, sì, antimafia. Capisco, però intanto c'è tutto un meccanismo, tutto un mondo che non solo raccontando viene fuori.
Ecco perché l'altra grande follia di poter credere che raccontare le contraddizioni sia disfattismo, sia essere gufi, è un errore enorme poter dire una cosa del genere. È un peccato dover pensare che raccontare la contraddizione di un paese sia un modo per mutilarlo, per insultarlo, per diffamarlo. È esattamente il contrario. È proprio perché lo vuoi trasformare. Raccontare il male significa iniziare a trasformarlo. Cercare di, invece di metterlo da parte, non raccontarlo. È un errore enorme. Dopodiché, per tornare, visto che stiamo parlando di storia, di libri e di lettura, sono convinto che sia importante ricordare il potere della parola e il potere della lettura. La cosa più difficile in questo momento è darsi il tempo per poter leggere. Il libro diventa difficile da incontrare, non perché c'è stato il supporto, che so, Kindle piuttosto che l'ebook che lo ha combattuto, ha fatto un libro elettronico, un libro, ma perché per esempio lo smartphone, l'organizzazione del nostro tempo ci toglie il tempo del libro. Ed è un grande peccato per una ragione precisa: si può decidere di continuare a vivere pattinando sulle informazioni. Tanto i social network piuttosto che il web ti dà milioni di informazioni, se lo vuoi. Acchiappi tutto, ma sei sopra, in superficie. Accetti di credere a quel titolo, ti fermi magari perché ti fidi, no? Quel branetto, leggi una citazione, un aforisma, fai un like, e può finire lì. Il che va bene, non c'è nulla di male. Però puoi decidere di rompere quel ghiaccio. L'informazione, io sono convinto che sia ghiaccio, un lago ghiacciato, che puoi rompere, e i libri sono come delle bombe che ti fanno andare sotto. E vedere cosa c'è. La possibilità di dare tempo. Il tempo è fondamentale. Il libro si fa col tempo dell'autore. E poi viene letto col tempo del lettore. E tutto questo tempo in cui tu passi insieme alle pagine, poi magari lo molli, non ti piace, è assolutamente legittimo, anzi è il primo gesto del lettore, che se non gli piace lo lascia. Però voglio dire, quell'incontro, beh, quello ti sta trasformando, non sei più lo stesso. Non sei più lo stesso. E la trasformazione che avviene con le parole, la trasformazione che avviene quando impatti in una pagina, beh, è qualcosa di davvero di unico. E io ci credo abbastanza a quello che mi ha sempre detto Umberto Eco, cioè no, che poi l'ha ripetuto credo in un'intervista, e cioè che in fondo una persona che legge poco o non legge è differente rispetto alla persona che legge molto. No, non tanto per status sociale, più colto, capacità di seduzione, forse sì, ma soprattutto perché chi non legge vive solo la sua vita, chi legge vive molteplici vite. Non solo percepisce percepisce anche molte più possibilità di vita. E, insomma, adesso non è soltanto uno spot per le librerie e per un'editoria che è sempre più in crisi, spot e faccio volentieri, ma è come dire, una specie di invito a prendersi del tempo anche per se stessi, no? A sottrarsi un attimo. C'era un mio maestro che si chiama Goffredo Fofi, che dice sempre che la lettura e il libro deve essere qualcosa da pochi a pochi. Cioè lui dice sempre: il libro, quando scrivi un libro, il tuo lettore lo devi guardare negli occhi, dovete passare del tempo insieme, no? E quindi lui dice, lui che mi criticava perché io invece voglio sempre parlare a molte persone, condividere, dice sì, però perdi tutto un aspetto di protezione che il libro e il lettore ti danno se resti all'interno della logica da pochi a pochi, lo sguardo. Sono due visioni completamente diverse ma non in conflitto. E uno dei maestri di Fofi, e che quindi a cascata diventa anche mio, è proprio Danilo Dolci, che va in Sicilia, va a mettere mano nell'inferno dell'analfabetismo. All'epoca stiamo parlando del secondo dopoguerra, quindi insomma malattie, scabbia. A me quello che ha colpito, non so se vi ricordate questa storia, lui a un certo punto deve fare uno sciopero, ma come fai uno sciopero in una terra dove nessuno lavora? Lavori, cioè lui fa lo sciopero lavorando, cioè raccogliendo tutti i disoccupati e facendoli lavorare, e fa una sottoscrizione con cui questi disoccupati iniziano a fare lo sciopero al contrario, cioè ristrutturano una strada, non erano autorizzati, i picconi e la calce e il catrame gliel'avevano dato
degli imprenditori avevano, come dire, regalato un po' di roba, e loro si mettono a fare questo sciopero al contrario. E c'è una, quando li arrestano, li arrestarono tutti, e dissero a Dolci: ma professore, ma si mette a scrivere libri invece di fare sti fatti, lasci perdere, crea soltanto disastro. E furono processati. A difendere Danilo Dolci ci sarà Calamandrei, Piero Calamandrei, uno dei più dei padri della Costituzione italiana. E loro vinsero. E quello che mi ha sempre colpito, ovviamente io ho letto questa cosa, non ero neanche nato, quello che mi ha colpito leggendo quei documenti è che tutti i contadini disoccupati, gli operai, che erano disoccupati, edili senza lavoro, che si sedevano a rispondere alle domande dell'accusa per adunata sediziosa, no? Per tutta una serie di reati che si erano inventati questi per bloccare, citavano gli scritti di Dolci, avevano letto, addirittura avevano imparato a leggere, perché Dolci faceva le cosiddette inchieste sociali, cioè raccoglieva le storie dei briganti, dei suoi pescatori, e quindi loro si trovavano in quelle pagine senza alcuna distanza, non sentivano che, ma come faccio a leggere io che non conosco Manzoni e non conosco Foscolo e non conosco Dante, non conosco niente, posso mai iniziare da... Sì, si può iniziare da qualsiasi parte in qualsiasi momento, no? E quindi a un certo punto la stessa persona, che era un vecchio maresciallo, disse a Dolci, la stessa persona che ha detto: professore, invece di scrivere libri, invece di fare queste cose, scrivete libri. Quando vide che tutti questi avevano letto i suoi libri, cambiò opinione e disse: professore, invece di scrivere libri dovesse stare più in mezzo alla strada con le persone, no? La potenza della parola storica è una potenza davvero dirompente, perché vi permette di tagliare un'intera epoca, trasformarla. Tutta la pubblicistica sulla Prima Guerra Mondiale, per esempio, ultimamente uscita, è incredibile come ha trasformato tutto. Adesso c'è tutto un movimento che vuole riportare, per esempio, alla riabilitazione di tutti coloro che sono stati fucilati dal fuoco amico. In realtà furono fucilati perché avevano tentato di disertare, di scappare, di ferirsi, o avevano addirittura fraternizzato col nemico, così si dice, no? Ogni volta che mi impatto, poi questa è terra che queste storie le conosce molto bene, ogni volta che impatto in queste storie e si apre un dolore immenso, no? Immaginate, ce ne sono centinaia di storie di questo tipo, episodi in cui si fraternizzano, italiani e austriaci fraternizzano perché si sentono da una trincea all'altra e qualcuno riconosce i cugini. E quindi si parla, no? E voi ricordate un capolavoro che si chiama Uomini contro, era un film, viene da un libro, ma è un film di Franco Rosi, bellissimo, dove c'è questa scena dove a un certo punto mandano al macello centinaia di soldati italiani con queste sorta di scafandri da palombari che si credeva potessero rimbalzare, far rimbalzare le pallottole austriache. Non so se vi ricordate questa scena, ma vi consiglio il film del grandissimo Franco Rosi, che purtroppo è morto quest'anno, è con Volonté, il film è con Volonté, che escono dalle trincee questi soldati con tutti questi scafandri e la mitragliatrice, che tra l'altro era un punto apicale della collina di fronte, iniziano a massacrare decine e decine di soldati, perché queste corazze, appalto che aveva dato molti soldi a imprenditori italiani, vengono forate come il burro dall'artiglieria austriaca. E a un certo punto, questa è storia, alza l'artigliere austriaco, non se la sente più di sparare, alza la mitragliatrice al cielo e urla: italiani, indietro, non si può morire così, no? Ed è il punto più drammatico di quel libro, e lì capisci, no? Capisci che da lì che devi iniziare a raccontare la guerra ai ragazzi che di oggi la vogliono conoscere, no? Devi, da quegli episodi lì, perché si sentono lì in mezzo, così come i cimiteri di guerra di Monte Cassino, il 25 aprile l'ho voluto raccontare da lì, su Rai 1, e ho voluto far vedere, insomma, ma al pubblico giovane anche, non al pubblico giovane, a ricordare quanta gente, quanti giovani, 20, 25, 18, 17, 16, non sono caduti. Le pagine storiche migliori sono quelle che ti prendono mentre stai leggendo e ti sbattono dentro. Philip Roth dice, di fronte alla domanda, grande scrittore americano, di fronte alla domanda: ma qual è il libro più bello? Non si può decidere qual è il libro più bello di tutta la tua vita. Però lui, un po' mugugnando come fa sempre, infastidito, uno scrittore poi dell'infinito fascino depravato, insomma, è sempre ossessionato al sesso, così lui, Philip Roth,
cita un libro inaspettato per l'intervistatore, che era una giornalista americana, e lui dice: è il libro che io più amo in assoluto, è Se questo è un uomo di Primo Levi, è l'autore italiano. Ma cioè, come mai? Perché loro si aspettavano la commedia, si aspettavano Shakespeare, Milton, si aspettavano questo tipo di risposta, invece arriva Primo Levi. E lui dice: ma c'è una differenza con tutti gli altri libri, perché tu puoi leggere di Auschwitz e conoscere Auschwitz, ogni dettaglio, tutto quello che è successo. Beh, con Se questo è un uomo non puoi più dire di non esserci stato. Che la grande differenza della letteratura, la potenza della letteratura è questa. Cioè tu sei lì, non puoi più dire che non ci sei, sei parte di quella storia. La potenza della letteratura, la potenza della pagina storica viva, vera è questa. Sei lì, sei storia, sei Cesare Borgia, sei in quel momento lì, su quel fronte. Ecco perché a volte come strumento per far avvicinare le persone a darsi tempo, perché prima di far avvicinare le persone a comprare i libri, di far avvicinare le persone, anche magari che sono state, hanno dedicato una parte della loro vita a leggere, no? E ora sono ingolfate, no? Questa dannata crisi che magari dà anche tempo per chi non ha lavoro, ma se tu quel tempo sei mangiato dall'ansia di cercare lavoro, non certo approfondisci, non certo ti avvicini ai libri. I regimi hanno sempre vietato i libri e Salman Rushdie, lo scrittore anglo-indiano condannato a morte da Khomeini per aver scritto versetti satanici, dice sempre: ma guarda Roberto, che tutti i regimi socialisti, insomma il socialismo reale, hanno tenuto in grande considerazione la letteratura, che l'hanno totalmente vietato, bloccavano le poesie. Quanto può vendere una poesia? No, niente. A chi arriva? Arrestavano i poeti. Come si può arrestare un poeta? Anche Castro ha arrestato i poeti. Reinaldo Arenas, un poeta immenso che ha scritto Prima che sia notte, non so se vi è capitato, vi consiglio anche questo libro. Un libro bellissimo, era un poeta omosessuale e a Cuba era vietata l'omosessualità da Castro, era perseguitata. E Reinaldo Arenas fa uscire questo libro in un modo che poi vi racconto, insomma, poi andate a vedere, non ve lo anticipo perché è pazzesco come lui riesce a far uscire questo libro, anzi no, ve lo racconto. E lui è troppo bello. Praticamente scrive sulla carta igienica questo libro, che adesso trovate nelle librerie, gli fa dei cilindretti, capitolo per capitolo, e c'è un poliziotto che lo aiuta perché se li ficca nel sedere e li porta fuori. Li porta fuori, riescono a spedirli all'estero e uscì in Europa. Pensate, un libro che si chiama Prima che sia notte è uscito così. Arenas poi è stato arrestato, è stato perseguitato, poi è morto a New York di HIV, ha avuto una vita devastante, ha scritto delle poesie magnifiche e ancora una volta, pensate, perché? Cosa fa paura? Cosa può fare un poeta? Quante persone, ma perché ci sono le insurrezioni ispirate da poeti? Ebbene sì, è una specie di, è un'insurrezione individuale, uno per uno. Se vi si dovesse dire ma quanto ha cambiato il mondo Tolstoi o Dostoevskij, come fai a rispondere? O quanto ha cambiato Kafka il mondo, quanto ha influenzato i governi, e che ne sappiamo? Però uno per uno, da molto tempo, lo incontra e cambia, lo incontra e si trasforma, uno per uno, è un incontro anche spesso fortuito, su una bancarella, in un momento difficile, in un momento felice, e quindi sono quelle misurazioni impossibili, però che intuitivamente senti, no? Che Anna Karenina ha fatto qualcosa per l'umanità, davvero, che ha trasformato, Erodoto quanto ha cambiato, però non posso dire se ha influenzato il governo dei colonnelli, se ha influenzato il governo Renzi, se ha influenzato... No, non serve a nulla, no? Sono libri che non vengono neanche mai citati, no? Non sono nelle accademie, nelle università, ma nell'individualità, poi questa è la cosa che più mi piace, è un rapporto persona-pagina, e quella è la meraviglia, è lì che avviene la trasformazione. Insomma, sto parlando troppo, ma volevo chiudere con un... siete gentili... volevo chiudere con una poetessa di cui ho parlato tempo fa in televisione, ormai anni fa, che l'amo tantissimo, lei si chiama Wisława Szymborska, un nome che sembra uno scioglilingua, è una poetessa immensa, immensa, che molti di voi conosceranno, ne sono certo. Ebbene, questa poetessa ha vinto il premio Nobel, le sue foto sono deliziose, una donna di grande eleganza, è morta purtroppo, dopo una vita piena. Quando incontri le sue poesie,
Puoi non aver mai letto una poesia in vita tua, perché la difficoltà spesso di quando si incontra la poesia è: ma la metrica non conosco, non sono un lettore di poesie, un po' imbarazzo, niente. La grandezza della sua poetica è che tu apri e sei a casa, non hai avuto bisogno di passare per chissà quali percorsi scolastici di educazione al verso, che pure sono belli. Perché dico questo? Perché ho trovato, lei fa una poesia sul curriculum, fa una poesia dedicata al marito che muore, partendo dal gatto che viene lasciato solo, no? Quindi, insomma, momenti di quotidianità con molta grazia, ma più delle mie parole vale la pena citare un verso. Questo verso che vi sto per citare, secondo me, è il più bel verso del Novecento. Ora, una parola grossissima, perché un'espressione grossissima la mia, voglio dire, perché come si fa da Sabba a Raffaele Alberti, insomma, come fai a dire, insomma, Eliot, i più grandi dei grandi, Ezra Pound, insomma, Casa Pound, Ezra Pound, non me ne raccordo. Vabbè, comunque, insomma, tutti questi grandissimi, puoi mai metterli in una specie di universo comparativo dove mi fai il gioco delle classifiche, cosa che a me piace in genere fare, però è ridicolo. Però adesso che ve lo recito questo verso, sentirete che, ma prima di dirlo, è talmente potente questo verso che la prima cosa che ti viene in mente è che l'hai fatto tu. Dici: no, ma io questa cosa l'ho pensata, forse l'ho persino scritta. No, ma questa cosa c'è, ed è lì la grandezza della poesia, no? Forse lo ricorderete, la Jean Bosca in due righe di una poesia deliziosa d'amore chiude in questo modo: ascolta come mi batte forte il tuo cuore. È un verso che, se ve lo ripetete, è di una potenza in che c'è tutto, cioè in un attimo, in una cosa che abbiamo pensato tutti, ma non solo uomini, donne, uomini, anche con i nonni, con i figli, con gli amici, no? Ascolta come mi batte forte il tuo cuore, in un attimo, semplicissimo, in un passaggio proprio a pastello, ha descritto cosa si prova quando c'è un'emozione tra due esseri viventi. Tu lo guardi, tu senti la potenza della poesia in quell'istante e la riconosci tua. Cioè hai la sensazione che proprio quel risultato che stai leggendo è venuto fuori dalla tua vita stessa, e che quindi quell'incontro con la pagina non è stato qualcosa in più che un incontro fortuito o tu che stai apprendendo qualcosa. No, no, sei tu. È parte della tua vita, hai incontrato parte della tua vita. E quindi, per chiudere, cito con Dolci un'altra volta. Che Dolci credo sia fosse di queste terre proprio, Danilo Dolci. Sì. Friulano. C'è una cosa molto bella che lui dice, che io chiudo sempre come un mantra, che uso sempre come un mantra assieme alla Jean Bosca. Lui diceva questo, che... E anche lui usava i versi per parlare in questo senso. Lui diceva che era possibile crescere, come dire, trasformarsi, solo se si è parte di un sogno altrui. Cioè, attenzione, non sognare, ma che qualcuno ti prenda e ti tenga dentro il suo sogno. Lui diceva che in questo modo il sogno già diventa azione. E quindi vi saluto con quest'altro verso. Ho citato troppo stasera, ma citare per me è come farmi abbracciare da tutte le persone che mi hanno formato e mi aiutano ad andare avanti. Danilo Dolci diceva: ciascuno cresce solo se sognato. Grazie.